powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Certo che tra cognato e marito sta andando benissimo la Meloni, eh? Allora, il cognato che parla di sostituzione etnica, il compagno che è un negazionista del cambiamento climatico. Ragazzi, ma a che gioco stiamo giocando? Cioè, vogliamo davvero innalzare così tanto la figura di Salvini? Questo è Settimana Grezza Quotidiano, il podcast che vuole darvi una notizia al giorno per spiegare a vostra mamma che questo caldo non è per forza cambiamento climatico. Sì, perché non c'è solo quello, eh? C'è la grandine, i diluvi. Ecco, uno mi scrive: scemo, vai a letto. Becille, becille. Ecco, proverò a leggerli. Questo è Settimana Grezza. E ognuno si considerasse suo fratello. Dillo alla mamma. Io sono Giorgia. Dillo alla mamma. No. Ciao. Oh. Ministro, vuole dire qualcos'altro? Perché io non leverei mai la parola. Ah, questa è Settimana Grezza. Eh sì, doppia puntata questa settimana sulla crisi climatica. È estate, che ci vuoi fare? Il mondo evolve, il clima pure. E se è vero che non è solo una questione di caldo, ecco, forse questo va spiegato ai giornalisti che negano l'esistenza del cambiamento climatico appellandosi a quel 2% degli scienziati che si appellano a dati scientifici che onestamente faccio fatica a trovare o quantomeno a giudicare verosimili. E questo è il lato positivo della scienza in realtà, eh? Cioè, è oggettiva fino a prova contraria. Non finché il 2% non concorda. È come se per valutare la bellezza di un tuffo ai mondiali prendessimo in considerazione solo quanti apprezzamenti fanno i telecronisti. In ogni caso, i parabrezza, i tetti, le strade, in generale le città del nord, e in realtà anche quelle del sud Italia, stanno sempre più dimostrando che il clima sta cambiando e non è sempre stato così. Altrimenti a Palermo non ci sarebbero già alberi perché sono stati bruciati nell'arco dei secoli precedenti. Ma Palermo non è l'Islanda. E di alberi ce ne sono, o ce n'erano. Ciò, per una volta proviamo, al posto di raccontare qualcosa, a dare qualche consiglio per provare a fare qualcosa contro il cambiamento climatico. Sì, intanto, allora, è vero, siamo solo un minuscolo ingranaggio, però se addirittura il 2% degli scienziati pazzi riesce a farsi sentire e raccontare da appunto alcuni giornalisti, chi siamo noi per non farlo? Quindi raccontare in generale come il vostro stile di vita migliora seguendo le poche stupide regole che vengono date da ormai 10 anni a questa parte, per cui la base è questa: noi mangiamo, ci spostiamo e compriamo. Se rendiamo il più sostenibile possibile queste cose raccontandole, già cambiamo un attimo la situazione. Ma scusa, ma io che potere ho contro le grandi aziende multinazionali cattive che mutilano i pinguini
così da farli zoppicare e fare dei video carini per i loro profili TikTok. Che potere ho? Beh, intanto comunque sono pinguini carini. Poi, se magari fai parte, farai parte di queste grandi società, chiediti come cambiare meglio dentro. E poi non è così vero che siamo un granello di sabbia. L'altro giorno, nel consueto perdermi su YouTube, e sì, sono un boomer, mi è capitato questo video di Ingegneria Italia. Sono gli ingegneri quelli che ti parlano delle cose ingegneristiche, super... Parlava di flaring, che in realtà è una tecnica utilizzata per bruciare gas naturale che viene estratto dal terreno. Per intenderci, quando vedete le raffinerie o simili, ci sono questi mega camini da cui esce fuori del fuoco, queste ciminiere da cui esce fuori del fuoco dalla punta. Quello è il flaring. Ora, sempre questo video spiega che nel 2020 sia stato bruciato l'equivalente del consumo di 90 milioni di vetture per un anno. Quindi voi direte, ma come combatto contro 90 milioni di vetture se già ne basta una di vettura per essere tirato sotto e non esserci più? Sono tante 90 milioni, eh? La realtà è che non è così semplice, però se pensate che comunque queste attività sono fatte per fornire carburante a noi, quando estraggono il petrolio ci sono queste grosse sacche in cui c'è il gas che loro non possono tirar fuori perché tecnologicamente ed economicamente non li conviene, quindi li bruciano in alto su queste ciminiere. Quindi queste attività vengono fatte per fornire carburante a noi, fondamentalmente. A noi, al furgone del fattorino che sgasa e consuma ancora di più benzina per portarci il pacco con dentro il dinosauro fatto in plastica e quindi petrolio, che abbiamo comprato l'altro giorno su Amazon, che ha dei server che vanno a corrente, che per fare viene utilizzato di nuovo del combustibile fossile. Cioè, e tutto questo sì, è per dire si possono, non siamo solamente un granellino, ma soprattutto per dire che in fondo anche voi sotto sotto siete un po' della... Taking charge of your future starts with taking the first steps. And saving up to $30 a month on Cox Internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/ACP. Non-transferable one per household. Application and eligibility decisions are made by the FCC. When you save on auto insurance for driving safe with USAA Safe Pilot, you'll feel like a big deal. Even in a traffic jam. Save up to 30% with USAA Safe Pilot. Restrictions apply.